Mina Farilla, assessore agli spettacoli e alle politiche sociali del comune di San Giorgio. Beh, in questo evento Jazz tra i vicoli si compendiano così le attività delle sue deleghe assessorili, perché parliamo ovviamente di spettacoli e il jazz è spettacolo, ma ha anche una valenza sociale, perché permette l'aggregazione, perché permette il coinvolgimento e la compartecipazione delle associazioni, insomma una iniziativa che vuole tenere unita la realtà di San Giorgio e non solo. Allora, diciamo che dall'anno scorso è stata la prima esperienza, quindi ci siamo imbarcati in questo jazz tra i vicoli e l'anno scorso è stato molto sentito e è andato molto bene. Quindi noi ogni anno proporremo questa, sarà ormai un evento, una consuetudine fare questo evento, anche perché con il coinvolgimento di tutte le associazioni che sono indispensabili, quindi senza di loro non si potrebbe realizzare, un'amministrazione comunale non potrebbe arrivare a, come dire, arrivare a completamento di una, per una serata come questa. Io spero che anche quest'anno vada bene come l'anno scorso e auguro veramente che sia un momento di aggregazione per tutti, perché il jazz è un momento anche dove varie, anche le famiglie, i bambini, perché ci sono 10 gruppi molto variegati, quindi insomma c'è l'interesse che può essere per i più giovani, i meno giovani. Diciamo che è una serie di band che rispondono ai vari gusti musicali. Ai giovani, a tutte le esigenze insomma dei nostri cittadini. Notavo con piacere che la partecipazione vede appunto tanti giovani e meno giovani, è questo anche il segreto della riuscita? E il jazz viene seguito effettivamente, io anche l'anno scorso ho notato questa cosa, il jazz è seguito, noi l'anno scorso abbiamo visto gente che è venuta da Lecce, fuori, quindi chi ha l'interesse del jazz è una fascia d'età che ha delle competenze un po' particolari. Il jazz non è per tutti, secondo me. È una realtà di nicchia, di elite, non è la classica, il classico tormentone estivo o così le canzoni o le tipo, no, tipo le cover, no, è qualcosa di specifico. Un po' più particolare, sì, effettivamente è così. Quindi è un'utenza un po' mirata. Mirata, sì. Luciano Cinieri, assessore alla cultura del comune di San Giorgio, jazz tra i vicoli, jazz e cultura e come congiunzione e come voce del verbo essere. La musica è cultura e il jazz ha tutta una sua storia, una sua tradizione. Se poi consideriamo che vengono coinvolti dei gruppi che hanno una loro identità, che hanno una loro storia, beh, il significato dell'evento odierno ha tutta la sua pregnanza. Certo, oggi vi sono una serie di significati, un significato musicale quindi che deriva dal jazz, che è ovviamente un genere da un alto livello culturale, ma in questa situazione vengono anche valorizzate altri aspetti tipici del nostro territorio. Abbiamo infatti degli stand enogastronomici anche, quindi andiamo a puntare su quelli che sono i brand migliori della nostra Puglia, del nostro territorio, quindi accostiamo alla buona musica anche il buon cibo ed è forse quello che più rappresenta il turismo pugliese, cioè quello di riuscire ad accostare questi due aspetti fondamentali e che vanno nella tradizione culturale appunto del nostro meridione.
L'iniziativa rientra nel cartellone estivo del comune di San Giorgio Ionico, una aggregazione, e San Giorgio è al centro di varie realtà, di vari comuni, e proprio questa sua centralità attira soprattutto gli amanti del jazz da tutta la provincia ionica e non solo. Certo, diciamo che il cartellone estivo ha proprio lo scopo di intercettare quelli che sono i turisti che vengono ospitati dal territorio della provincia ionica e far conoscere appunto le varie realtà della nostra provincia, tra cui vogliamo appunto promuovere San Giorgio e le sue peculiarità. Oggi sicuramente una tappa fondamentale del cartellone estivo, che poi culminerà e terminerà con l'Enjoy Fest, che sarà il 27, 28 e 29 di settembre, che quest'anno è anche beneficiario di un finanziamento. Vi è stata anche quindi un'attenzione dal punto di vista ambientale a questa festa, perché l'abbiamo candidata nell'Ecofeste, quindi ha avuto un finanziamento regionale di 2000 euro per la valenza di matrice ambientalista, perché appunto renderemo questa festa ecosostenibile utilizzando materiali compostabili, e per questo ha un ulteriore, diciamo, valore, quindi oltre a quello culturale, oltre a quello sociale, oltre a quello relativo agli spettacoli, anche quello relativo dal punto di vista ambientale, molto importante. Beh, la Proloco è stata ed è un'anima di questa manifestazione, di questo evento, tanta partecipazione e tanto cuore da parte vostra. L'associazionismo fa davvero miracoli. Proprio ho notato questo vedendo ognuno di voi. Io dico sempre ingegnere e operaio. Ingegnere perché ovviamente avete programmato e progettato il tutto, ma anche operaio perché ci si rimbocca le maniche, e Gio Zicari era allo stand a staccare i biglietti, come si suol dire. Certo. La genuinità trionfa. Certo, noi siamo insieme agli amici, noi volontari della Proloco, insieme agli amici dell'Arci, insieme alle altre associazioni che questa sera stanno partecipando, stanno collaborando alla riuscita di questa manifestazione, siamo tutto, siamo dirigenti, operai e quant'altro. Factotum. L'importante è fare con lo spirito giusto, fare per il bene della comunità, e noi questo spirito ci accomuna tutti insieme, lavoriamo tutti per la stessa cosa. Siamo giunti alla seconda edizione. Come è nata questa idea, questo evento, e poi evidentemente il successo dello scorso anno ha raffermato in voi la volontà di procedere con una nuova edizione e così negli anni a seguire? Certo, l'amministrazione comunale ha messo a disposizione tutto, diciamo, tutto quello che poteva mettere a disposizione, e ha chiesto la nostra collaborazione. Noi, vista la grande riuscita dell'anno scorso, abbiamo insieme programmato questa seconda edizione della Notte Jazz. Da quello che vedo già alle prime ore della serata, penso che sia già un successo.
Il jazz ha una chiara matrice culturale, l'ho detto in altre occasioni, significa fare cultura con la C maiuscola, non è la sagra delle canzonette, per capirci. È proprio così, è sempre una scommessa, ma sappiamo che dietro questi artisti c'è tanto seguito, c'è gente che vuole ascoltarli, e noi stasera abbiamo veramente degli artisti a livello internazionale. Bene Gio, io mi scuso con te per averti sottratto alla tua funzione, a ciò che stavi svolgendo, e ci rivedremo, perché questa sera, la sera è lunga. Va bene, grazie, buonasera. Vittorio Agnini, presidente dell'Arci Bounty Club di San Giorgio, un'altra realtà associativa che ha partecipato alla organizzazione, alla realizzazione di questo evento. Uno stare insieme alla gente, un condividere della buona musica, del buon cibo, del buon vino e soprattutto far crescere la realtà sangiorgese. Beh sì, noi lavoriamo tutti i giorni per far crescere, insomma, questo paese, non che stia messo male, però bisogna dare sempre di più, insomma. E organizziamo diverse situazioni, compreso notte di jazz tra i vicoli, in collaborazione con la Proloco e ovviamente con il patrocinio del Comune di San Giorgio Ionico, e siamo una realtà abbastanza propositiva per questo paese e tentiamo sempre a unire, specialmente in questo periodo storico che sta vivendo l'Italia. Certo, è necessario unire le forze, unire le età, perché questa sera, lo sottolineerò ripetutamente, ci sono varie fasce di età, tutte desiderose di intrattenersi, di passare una serata diversa e di gustare, assaporare e il buon cibo, e il buon vino e soprattutto la buona musica. Accompagnato anche da cultura, visto che c'è in mezzo sia l'Associazione Artistico-Culturale Lino Agnini, che sta facendo una mostra di quadri sotto la loro sede, sia la Biblioteca Comunale, che sta esponendo i vari artisti della musica jazz mondiale. Sì, ci sono realtà dai più piccoli ai più grandi, ma non solo nel pubblico, ma anche penso fra gli artisti, perché ho visto prima che ci sono dei bambini che stavano suonando qualche strumento e sta cosa fa molto piacere, insomma. Una mostra di pittura e di scultura che impreziosisce l'evento di questa sera. Questa sera si fa cultura a 360 gradi, attraverso il jazz, attraverso la musica, attraverso le tradizioni enogastronomiche del territorio, attraverso appunto, come in questo caso, la pittura e la scultura. Bene sì, noi siamo qui da 22 anni, quando questa associazione è nata a nome del maestro Lino Agnini, che ha donato a San Giorgio Ionico 35 opere di pittura e scultura. E quindi oltre questo noi ci siamo costituiti associazione Agnini, proprio dando il suo nome all'associazione, che in ogni modo svolgiamo dalle 15 alle 20 manifestazioni all'anno, tra incontri medici, tra presentazione libri, incontri di poesia, insomma, e quant'altro vuole chiamarsi cultura. Okay.
And I'm famous for writing a tune called In the Land of Grey and Pink, which goes something like this. It's a caravan tune from 1970. Culturale, ma come un punto di riferimento veramente importante. Erano delle persone che avevano problemi, disagio sociale, disabilità e altro, che avevano proprio venuto a frequentare giornalmente la biblioteca, non tanto per prendere un libro e poi lasciarlo o leggerlo, ma per sentirsi inclusi. Per non sentirsi respinti o esclusi da qualche altro. Note di jazz tra i vicoli e girando tra i vicoli, allontanandoci un po', pochi metri dalla piazza, abbiamo incontrato gli amici della biblioteca Dottor Giuseppe Monteleone e abbiamo qui il presidente, il Dottor Angelo Veneri. L'associazione da lei presieduta ha collaborato all'evento di questa sera e abbiamo notato questa onda blu, le magliette, come lei ha detto, il simbolo della serenità, il vostro impegno soprattutto nel sociale. Soprattutto nel sociale. Noi ci chiamiamo appunto amici della biblioteca non perché vogliamo, diciamo così, sostituirci alla biblioteca come scambio culturale, di scambio libri, no? Prende libri eccetera, ma soprattutto il nostro obiettivo è quello di fare del supporto alla biblioteca affinché sia un contenitore che si interessa soprattutto a livello sociale. Non solo a livello sociale ma anche a livello di tante cose che riguardano la crescita del nostro territorio. Questo è stato il nostro debutto stasera, vedete l'onda blu, che non siamo tutti, e il colore blu è il segno della serenità che noi vogliamo portare. In molte famiglie, non solo di San Giorgio, ricordate, anche di San Giorgio, non solo di San Giorgio, ma vedo anche persone che frequentano dei comuni limitrofi, come dovrebbe essere, tipo mutuo soccorso fra di noi. Buon ascolto. Collaborate con le istituzioni? Soprattutto con le istituzioni, siamo una costola della biblioteca, che significa costola dell'istituzione, costola dell'amministrazione del comune di San Giorgio Ionico e soprattutto lavoriamo in collaborazione con le altre associazioni, molte altre associazioni esistenti in questo nostro territorio, in primis la Proloco, che è quella dell'istituzione poi ufficiale.
Ed eccoci con il sindaco di San Giorgio Ionico, il dottor Mino Fabiano. Notte, note di jazz tra i vicoli. È bello vivere la realtà di San Giorgio insieme alla gente, insieme alla musica, insieme alla cultura. Una gran quantità di persone, di visitatori hanno voluto degustare e diciamo provare gli aspetti culinari di San Giorgio, le tradizioni appunto nei vari stand, anche il vino, ma soprattutto la tanta buona musica, una musica di eccellenza quale appunto il jazz. Sì, intanto io voglio ringraziare la vostra emittente perché è vicina alle nostre iniziative, non solo a questa ma anche ad altre che abbiamo organizzato nel corso dell'estate e che continueremo ad organizzare. Voglio dire, le nostre manifestazioni finiranno a fine settembre. Questa è una delle più sentite anche perché è una di quelle manifestazioni che coinvolge un territorio molto vasto, non solo la piazza, non solo il centro, ma tutto ciò che si svolge attorno alla piazza, al centro storico, in questi vicoli. Questo è un vicolo particolare, c'è la biblioteca ma ce ne sono altre davanti ai sagrati delle chiese. Abbiamo voluto riscoprire le parti più belle e più storiche di San Giorgio attraverso un evento culturale d'eccezione ed eccezionale, con degli interpreti straordinari di una musica che coinvolge non solo l'udito ma coinvolge l'anima, perché viene dal cuore. Il jazz per tutti, non solo per gli amanti del genere, è una musica che riconcilia con la vita, che riconcilia con la natura, soprattutto in questo scorcio d'estate molto calda. Afoso proprio. Essere qui nei vicoli dove a quest'ora si vive e si sente un po' di fresco e davvero riconcilia per riprendere con maggiore energia e con maggiore volontà il giorno successivo. Sindaco, è davvero proprio l'aspetto che più mi ha colpito, la partecipazione popolare, il senso di appartenenza, il legame col proprio territorio, giovani, meno giovani, donne, uomini, bambini, un modo veramente, una realtà cittadina che si ridesta e si riappropria della identità. È vero, è davvero come dice lei. C'è una riscoperta delle proprie origini, una riscoperta dei posti che sono nel cuore, nella mente. I luoghi del cuore. Nel cuore e nella mente di tanti nostri nonni, nostri genitori che qui vivevano 70-80 anni fa e che magari a un certo punto con lo sviluppo della città verso le zone nuove si erano un po' perse. Queste tradizioni che vengono riscoperte rivivendo questi posti bellissimi che poi sono stati resi dalla Prologo, che voglio davvero ringraziare perché
insieme all'amministrazione, insieme alle altre associazioni del territorio, non voglio citarne tutte, l'Arcibounty, l'associazione Agnini, l'associazione della biblioteca, tutte le associazioni davvero, e soprattutto gli uomini e le donne di queste associazioni che hanno fatto uno sforzo incredibile nel rendere queste vie ancora più belle, ancora più accoglienti, non solo per i cittadini di San Giorgio, ma anche per i tanti turisti che sono qui questa sera a vivere, ad essere felici con noi per queste note magiche. A rinfrescare un po' il corpo e lo spirito e l'animo. Assolutamente sì, ci ritempriamo per affrontare con maggiore energia le giornate afose che ci aspettano e che accompagneranno questo nostro fine estate. Invito tutti quanti a venire a San Giorgio perché le manifestazioni, come ho detto, continueranno anche nei prossimi giorni. Grazie ancora. Oh baby, I've never felt so good, and I died if you ever could. Not like you hold me, oh hold me. If the night's gotta feel so fine, gotta feel, gotta fly. I can see, I can take it, cause baby. Tanta buona musica, ma anche tante degustazioni delle bibite, del vino, della birra. E questa è Jazz tra i vicoli, anche questa. E allora, ritorniamo da Joe Zicari con tanto di cappello. Tienilo, tienilo. Eh sì, anche se abbiamo lavorato tanto, devo dare anche un po' di soddisfazione alla gente che ci è venuta a trovare questa sera, perché è giusto sentire anche le loro opinioni, perché dalle loro opinioni cerchiamo di migliorarci e andare avanti. Stiamo cercando un po' di fare un reportage il più dettagliato possibile, stiamo ascoltando i vari soggetti istituzionali, il mondo dell'associazionismo, ci stiamo dedicando ai vari gruppi musicali con caratteristiche diverse, ma che davvero questa complementarietà arricchisce l'offerta di jazz tra i vicoli. È tutto, come hai detto tu, è tutto l'insieme che dà quel di più che rende questa manifestazione veramente unica. Però consentimi di fare un piccolo appunto, un piccolo apprezzamento. Voglio ringraziare tutti questi volontari che vedi qua sotto gli stand. Sono delle persone fantastiche che da giorni lavorano perché questo evento riesca, e ce la stanno facendo. Thank you.
cosa più bella, perché vuol dire che al di là di tutto, a Taranto, nella sua provincia, in Italia, nel nostro sud, c'è un mondo migliore. E noi vogliamo proprio dimostrare questo, che si può fare tanto con più. Grazie. Con la forza delle idee e con il grande cuore. Sempre, sempre, ce la mettiamo tutta. Viva la Provincia di San Sardo!